fiamme, fumo, bagnanti in fuga, brucia a Pescara la Pineta d'Annunziana. Un incendio sta devastando la zona a sud della città, affollata dai turisti. 5 persone, tra cui una bambina, sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo. 40 evacuati dalle proprie abitazioni, trasferiti in una struttura del porto turistico. I cittadini cercano di salvare il possibile con tubi da giardino e secchi d'acqua. I vigili del fuoco, in azione con gli elicotteri, fanno fatica a gestire tutti i fronti dell'incendio. L'intera area è invasa dal fumo e dal calore. Le fiamme non danno tregua neanche in Sicilia. Nell'Ennese i boschi bruciano da 3 giorni in fumo, ettari di vegetazione in tutta la regione. I soccorritori lavorano senza sosta in attesa dei rinforzi dal nord Italia. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, accogliendo la richiesta del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema della protezione civile. In arrivo 33 squadre di volontari provenienti da Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Ringrazio, ha detto Musumeci, quanti sono impegnati in queste ore, in prima linea. Brucia ancora Reggio Calabria, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità, fiamme anche nel Foggiano. Solo nell'ultimo mese sono andati a fuoco oltre 60.000 ettari di terreno in tutta Italia.